perché avete deciso di fare un figlio? Perché avevamo una voglia matta di avere un figlio, una voglia che abbiamo da una decina di anni, ma che poi siamo riusciti a concretizzare solo dopo che siamo venuti in contatto con un arcobaleno. E io le ho detto subito, guarda che io voglio una famiglia, quindi voglio dei figli, e le ho detto sì sì, pensando che sì, tanto gli omosessuali figli non li potessero avere. Lo studio del 2005 dice che ci sono almeno 100.000 bambini e ragazzi che hanno un genitore omosessuale in Italia. Noi qui in Italia siamo ignorati e dobbiamo fare una grandissima fatica tutti i giorni per dire ci siamo. Lavoro in un ambiente di idee ristrette, diciamo così, un ambiente paramilitare, non c'è l'abitudine, ecco, a dichiararsi. Magari non l'hai potuto dire? No, hanno saputo che è nata la bambina perché essendo mia biologicamente ho portato il certificato di nascita, quindi io risulto una ragazza madre, questo per la legge italiana, sì. Marco e Walter stanno insieme da 24 anni, non si sono mai dovuti nascondere, ma per sposarsi e per avere un figlio sono dovuti andare all'estero. È 2 anni che siamo sposati, in Spagna, Barcellona. Dove comunque ti puoi sentire normale, dove comunque sei sposato, dove è normale aver figli, anche per una coppia gay. Paolo e Moreno invece si sono sposati in Canada e lì sono nati i loro figli. Così ci spiegano come nasce un bambino con due papà. Grazie al supporto di due figure femminili che ci hanno aiutato, due ragazze alle quali saremo sempre eternamente grati. Una donatrice di ovuli e una ragazza che ha portato avanti la gravidanza una volta che sono stati creati degli embrioni. Nancy è americana, ha 4 figli suoi e per 2 volte ha deciso di portare avanti una gravidanza surrogata. Io ho già dei figli e non volevo altri bambini, però amo vivere la gravidanza. Sapevo che c'erano altre persone che desideravano avere dei figli, conoscevo personalmente coppie che desideravano bambini e non potevano averne. E quindi ho pensato, ecco, io posso fare qualcosa per loro. Per me vedere dei nuovi genitori felici e rendermi conto di quanto quei bambini fossero amati da tutta la loro famiglia è stato molto bello. C'è chi dice che non è normale che 2 uomini insieme facciano un figlio. Che lo dicano. Lasciamoglielo dire, voglio dire. Forse non è normale, ma lui sicuramente vivrà nel mezzo all'amore. Il nostro amore che ci fa stare insieme da 25 anni. Che l'amore delle nostre famiglie. L'amore delle nostre famiglie, questo è importante. Dei nostri amici. Dei nostri amici. Può darsi che altri ragazzi li prenderanno in giro, certo, ma a me mi hanno preso in giro, sono figlia di siciliana. Quando vivevo in Francia, ero bambina a scuola, mi hanno preso in giro, mi hanno chiamato maccheroni, spaghetti, di tutti i nomi. Allora vuol dire che i miei genitori non dovevano immigrare, così io non avrei avuto questi problemi a scuola. E invece li ho superati e basta, cioè non mi è successo niente. In quel momento ovviamente non era molto piacevole, però basta, si supera, si diventa anche più forte, anche più consapevoli, anche più pronti a tutte le altre cose della vita che succederanno dopo. Quando lei ha fatto il corso preparto e proprio la dottoressa che ci stava facendo questo corso ci ha chiesto appunto perché io ero lì e perché volevo partecipare nel caso in cui lei avesse partorito in modo naturale, e io le ho detto perché sono la mamma. E lei ha risposto, ma perché non puoi dire di essere un'amica, una sorella? Io ho detto no, perché nel momento in cui nasce mio figlio io voglio essere presente lì come mamma. Cosa ne penseresti tu se tuo marito entra in sala operatoria e tu lo presenti come un amico? Penso che ci rimane un po' male. Il bambino ha i diritti dimezzati in una coppia omosessuale, perché i diritti sono solo in capo al genitore biologico e quindi anche tutti i doveri sono solo in capo al genitore biologico. La legislazione italiana riferita alle coppie omosessuali con figli qual è? Non c'è, perché non è estensibile alle coppie omosessuali quella per le coppie eterosessuali, perché lì c'è un vincolo biologico da entrambi i genitori. Perché lei, non essendo la mamma biologica di Andrea,
deve fare sperare che a me non giri mai nella testa l'idea di andarmene e portarle via il bambino, che potrei farlo tranquillamente, capito? Stessa cosa, lei può andarsene un giorno di casa e lasciarmi con l'affitto da pagare, le spese per Andrea e tutto, io non posso chiederle niente. Essere genitori è una cosa che inizia e non finisce più, non si può smettere di essere genitori. Io credo che saranno in futuro, no, sufficientemente sicuri della loro famiglia, sicuri di sentirsi amati, di sentirsi supportati e anche in grado a poco di, nel senso, di affrontare il contesto sociale, affrontare le domande che ci saranno. Non esiste più un solo modello di famiglia. Quello che conta è la qualità delle relazioni, la capacità di dare ai figli amore, di dare cura, protezione. Per lui è fondamentale la visibilità totale, cioè non deve avere nemmeno per un attimo il dubbio che ci sia qualcosa che non va o qualcosa di sbagliato. Se glielo dici dall'inizio, fa parte della sua quotidianità. Mia mamma è molto cattolica e all'inizio non l'ha presa tanto bene. Poi quando è nato lui si è trasformata. Adesso gli dice gioia di nonna, sei l'amore di nonna, come farebbe nonna senza di te. Sembra strano, un piccolo paese nella provincia di Livorno ha accolto sta creatura. Noi ci hanno fatto, siamo arrivati a casa, dopo pochi giorni ci hanno portato un regalo, erano tutti i vicini di casa e i negozianti. Cioè, quindi dice, poi per assurdo c'è questo contrasto con la società, sarebbe pronta. Infatti lui ha tante zie e tanti zii che sono tutti i nostri colleghi. Quando andiamo all'asilo abbiamo praticamente il seguito, abbiamo i fan, sì. Aspettano che lui entra, aspettano che lui esce. Oramai non possiamo fare a meno di loro, perché quando abbiamo bisogno li chiamiamo, loro vengono a casa, se lo tengono. Crescono così rapidamente, ogni 15 giorni c'è qualcosa di nuovo, di più, di diverso, ed è bello accompagnarli in questa crescita. Camminano, stanno imparando a mangiare in maniera autonoma, e quindi con la forchetta. Siccome non sanno infilzare, ti danno la forchetta, tu gli infilzi il cibo, poi l'appoggi al piatto, loro la prendono e se la portano alla bocca. Il prossimo passo sarà imparare a bere con il bicchiere, che darà tanta soddisfazione, vero Tantino? Sì.